Signore, io vengo a conoscere, onorare e riverire in voi un secondo padre. Ma un secondo padre al quale oso dire sono più obbligato che al primo. Il primo mi ha generato, ma voi mi avete scelto! Egli mi ha accolto per la necessità, ma voi mi avete accettato per grazia. E poiché le facoltà spirituali sono tanto più eccelse degli corporali, così tanto più grande è il mio debito e così tanto più preziosa io stimo la mia prossima affiliazione, della quale vengo oggi precorrendola a rivedere tutto. Evviva i giovani! Da qui le scuole che escono tanto. Su via, date la mano, signore. Signora, il cielo nella sua giustizia vi ha concesso il nome di suocera. Ma fermo, ma non è la moglie che sta parlando, ma mia figlia. La suocera dov'è? È per la suocera. Signorina, né più né meno della statua di Memnone che armonioso concetto mandava quando le illuminavano i raggi del sole, al modo stesso io mi animo all'apparire di quel sole che sono le bellezze vostre. E come l'indagatore della natura osservano che il fiore di eliotropio si volge sempre mai verso astri del sole, così io mi animo, così il mio cuore svolgerà sempre all'astri splendenti dei vostri adorabili occhi. Accettate, signorina, l'offerta di questo cuore, che ad altra gloria non aspira che di essere il vostro umilissimo, fedelissimo e obbedientissimo servitore e marito. Ecco cosa significa studiare, impari a dire delle cose meravigliose. E voi che ne dite? Il signore non finisce mai di stupirci.